Dammi quella palla. Vieni. Vieni qua. Vieni. Aspetta. Te ne metto qua? Lascia stare la fotocamera. Si muore di caldo. No, Ok. Cavolo, le chiavi della macchina? Eccole. Sempre la solita storia. Ok. Che lui deve piangere, naturalmente. Questo qua lo mettiamo dietro. Leghiamo, deve stare nella borsa. È fatto, raga. Ve lo giuro, fa caldissimo oggi. No, veramente si muore. No, Moghi, seduto. Forza. No, si muore di caldo. Ok. Allora, io sperando che voi non cadiate da questa angolazione che ho messo, sto andando a prendermi un caffè. E nulla. A mo' che adesso si è tranquillizzato perché in macchina fa i danni appena entra. Cioè, appena entra sta con l'ansia. Poi appena la macchina parte e sente il motore, si tranquillizza come i bambini quando praticamente li vuoi far addormentare e li porti a fare il giro in macchina. Ci sono dei bambini così, forse io ero anche una di quelle, non lo so. Fondamentalmente, comunque, io adesso mi metto a guidare, quindi comunque non posso guardarvi, quindi ci sentiamo fra poco. Un binocchio è attaccato. Non riesco a fare l'abbinamento con. E per fare cosa? Mettere la musica. Perché non mi va niente a me nella vita? L'USB mi sa che è meglio. Mi sa che te lo devi portare sempre appresso. Nilo! Ma io perché non posso iscrivere? Non lo sto torturando, mi sto facendo mozzicò. Comunque sta bene. Cioè, mi sta sceppando di dita, ma. Sì. Te ma tieni in azzurro, ma con la fotocamera. No. Che cazzo è questo? Scotch! Non si vede, Vuoi scotch? Perché se no si sente vicino al microfono. È un problema della Sony 5000. Dai, non fai così. Non si può. No, perché se lo devo togliere? Ma se lo voglio mettere. Ma che cazzo è da? Ma capita, deve essere una cosa, mica deve essere bella la fotocamera. No, però non deve essere questa. Vabbè, effettivamente l'importante è che funzioni. Ma sì, scusa, come la vuoi? Passata? Sì, grazie. A che ora siete scesi? Cioè, siete da molto qua? No, forse da 29 minuti. Ah, da 20 minuti sono arrivata io. Allora mezz'ora. Che c'è? Quell'acqua? Va bene, mezz'ora. Ah, non lo so, c'è così. Prego, Chiara. Grazie, Chiara. Con la pallina. Stronzo di schiava lì. Che?
se ne fotte una cazzo, te. Non vuole nulla. È appagato così. È appagato. Ma voi dov'è? Dov'è? Cioè, sono morito a dove? Tengo voi te. Sono morito. Eccomi qua. Allora, sono giunta. Praticamente non ho ripreso che stavo mangiando perché avevo troppa fame, raga. Avevo troppa fame, stavo male, avevo famissima e quindi non ho fatto in tempo. Vabbè, ma alla fine non ho mangiato niente di che. Ho mangiato l'arrosto e i pomodori. E adesso mi mangio due wafer. Lo so che non si dovrebbero mangiare, però io voglio un po' di dolce. Lo so, negli ultimi giorni sto proprio mancanza di dolce. Bah. E niente, quindi adesso mangio due cose. Ho sistemato una foto, l'ho pubblicata su Instagram. Se non mi seguite su Instagram ve lo lascio qua, andate a vederla. E nulla. Ma vi sto venendo a vedere cosa sto facendo. In realtà stavo dormendo, ma adesso ho dovuto venire a spiarmi. Oggi mi dedicherò un po' ai miei social. Poi devo chiamare appunto l'operatore per vedere di risolvere il problema di questo wifi che non funziona manco per il cavolo. Più tardi mi vedo di nuovo con il mio fidanzato, che si chiama Leandro. Vi lascio il suo canale qua, tipo come si chiama, e poi ve lo lascio giù nell'info box, ma c'è anche nei canali correlati, quindi lo trovate sulla homepage per andare a vedere chi è. E che più, quindi lo chiameremo Leandro, perché sennò ogni volta nei video il mio fidanzato non mi piace. E nulla, poi stasera lui va a cena con per i cavoli suoi e io vado a cena con mia zia, che da un po' che non la vedo, e quindi dopo ve la faccio salutare, visto che dovevamo comunque vederci per andare a cena e lei vuole stare anche un po' con Moki, poi è un sacco che non chiacchieriamo, e quindi ho detto vabbè Zene, vogliamo approfittare e andiamo a mangiare una cosa assieme, e quindi poi più tardi andiamo a mangiare una pizza. Moki sta cercando in tutti i modi di voler venire qua. Dimmi chi c'è? Vuoi venire qua sopra? Vuoi venire qua? E mo ci andiamo a riposare. Ciao, dici ciao ragazzi, noi andiamo sul letto a riposarci. Ciao, andiamo. Io sono e io me li stavo facendo, ma io me li stavo facendo tanto bene, solo che no, che scorta, sediti, no, seduta e te la do, e io ho fatto la parte della via, che cosa? Hai un braccio, pure dentro, voglio la praticamente si è fatto la cotone, pulito tutto qua, guarda quando sì, è come mai? Ciao a tutti, io non ho finito in realtà di raccontarvi poi che ho fatto, perché ho visto strano, ho fatto non lo so, mi vedo senza ciglia perché non ho messo il rimmel. Comunque in tutti i casi ho mangiato quello che avete visto e poi niente, non ho raccontato più niente perché il cane faceva i pizzi al ristorante e piangeva, volevo uscire fuori e poi andavo di fretta perché poi l'ho portato a casa e l'ho accompagnata io a mia mamma perché stavo con lei, però piangevo, ho detto questi vanno a sbattere da qualche parte, quindi l'ho accompagnati. E poi niente, poi mi sono fermata al bar, ho preso un'altra cosa da bere, due chiacchiere con gli amici e adesso sto qua a casa di Leandro. Ciao. Buonasera. Perché mi ha convinto a rimanere a dormire qua. Io non volevo, sono stata costretta, non è vero, perché sono preoccupata per Moki che sta con mamma, che sta con mamma, sono preoccupata per Moki che sta con mamma, e quindi questo, solamente per questo, poi l'ho chiamata ma non mi risponde, però spero che sta bene. Vabbè, ormai conoscete tutti quanti Moki, visto che l'avete visto in un sacco il video dove ve lo presento, però se qualcuno di voi si trova per caso adesso su questo canale, così, vi lascio giù nell'info box un video più serio dove vi spiego un po' chi è Moki. E vabbè, detto questo, niente, è l'una, più o meno, quindi penso che questo vlog lo posso chiudere qua, ci vediamo domani se registro, e registrerò, promesso, ciao, buonanotte. Ciao.